te, Maria, rivolgo lo sguardo a te, madre mia, affido il mio pianto in te, spero sempre, sai, non mi lasciare mai. Grazia piena, madre pura, tu Maria, tu com'eri bella davanti alla croce, col tuo dolore, con il tuo amore, con le tue lacrime che bagnavano il viso e riflettevano il paradiso, dove tuo figlio ti avrebbe portato. So che con te non devo temere, e dal tuo cuore mi lascio guidare ad avere fiducia in Dio Salvatore. Tu Maria, tu come eri bella davanti alla croce, col tuo dolore, con il tuo tue lacrime che bagnavano il viso, riflettevano il paradiso, dove tuo figlio ti avrebbe portato.
Un buongiorno a tutti, ben arrivati al secondo appuntamento della nostra Pasqua Giovani 2020. Ieri con Sor Sandra abbiamo visto tutto ciò che riguarda il Giovedì Santo, la cena del Signore. È anche bene ricordare che si tratta di un unico e grande mistero, quello che stiamo celebrando, che inizia proprio con la cena del Signore e terminerà proprio con la Pasqua del Signore. Anche dal punto di vista liturgico questo è ben chiaro, e infatti la celebrazione del Giovedì Santo inizia con il segno della croce, il saluto del celebrante, ma come spero abbiate notato, non è una celebrazione che non conclude. Anche quella che vivremo questa sera, l'azione liturgica della crocifissione, l'azione liturgica dell'adorazione della croce, è una celebrazione che non conclude. Infatti terminerà proprio nel giorno di Pasqua, nella benedizione pasquale. Quindi questo ci fa capire che stiamo all'interno di un unico grande mistero della passione, morte e risurrezione del Signore. Oggi appunto ci soffermeremo in modo particolare sui fatti riguardanti il venerdì attraversato da Gesù, il venerdì santo, che sono i fatti che riguardano in modo particolare la sua passione, la sua salita al Calvario, la sua crocifissione, la sua morte, la deposizione della croce, e poi Gesù viene portato al sepolcro. Allora, prima di proseguire, ecco, con il nostro cammino, è conveniente ascoltare il Vangelo, ascoltare ciò che il Vangelo ci dice intorno a questi fatti. Sappiamo che tutti gli evangelisti riportano nel loro Vangelo i fatti riguardanti proprio la passione, morte e risurrezione del Signore. Infatti sono i momenti culminanti, i momenti più importanti della vita di Gesù. E sono i momenti importanti di Gesù dal quale noi possiamo poi vedere tutta la sua vita. Ecco, tutti i Vangeli molto probabilmente sono partiti da questo evento, da questo fatto. Allora ascoltiamo il Vangelo che riguardano appunto i fatti di quest'oggi, però diciamo che il Vangelo che ascolteremo questa sera durante l'azione liturgica è un Vangelo abbastanza lungo perché appunto riascolteremo tutta la passione proposta dall'Evangelista Giovanni. Noi per questione di brevità ascolteremo soltanto l'ultima parte e quindi ci soffermeremo in modo particolare, ecco, nella crocifissione, la presenza di Maria e delle altre donne insieme a Giovanni sotto la croce e tutto ciò che poi accadrà dalla deposizione della croce in poi. Allora ci mettiamo in ascolto, invocando come sempre l'azione dello Spirito Santo, che è colui che ci guida, ci dà luce in questo ascolto. In questo ascolto della parola di Gesù. Ecco, quindi ascoltiamolo con, come dire, con attenzione, puntando appunto il nostro sguardo e soprattutto il nostro cuore sulle parole che ci vengono dette. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: Ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: È compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe
e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme a lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Bene, abbiamo appena ascoltato il brano di Vangelo che appunto troveremo anche questa sera nell'adorazione della croce, nell'azione liturgica che si svolge proprio nel Venerdì Santo. E come avete visto non abbiamo letto tutto, ma ci siamo soffermati in modo particolare sull'ultima parte, dove Giovanni, l'Evangelista, ci propone ecco, la crocifissione, e sotto la croce, come abbiamo ascoltato, c'era Maria, le altre donne e anche Giovanni, l'Evangelista. C'è una frase molto bella che in qualche modo riassume un pochino tutto quello che abbiamo ascoltato di questa parte del brano della Passione. E la frase dice questo: la madre addolorata stava in lacrime sotto la croce dalla quale pendeva il figlio. Questa è una traduzione, diciamo, abbastanza semplice di una frase, di una composizione di un autore medievale che penso che molti di voi abbiano incontrato durante i propri studi. Si tratta di Jacopo Nidatoli, il quale scrive appunto questa composizione che prende il nome di Stabat Mater, cioè stava la madre. E pensate che questa composizione diviene così popolare, diviene così famosa, da essere poi assunta anche nella liturgia. Infatti la troviamo come sequenza nella memoria della Beata Vergine Maria Addolorata, che si festeggia il 15 di settembre, il giorno dopo dell'esaltazione della croce. Quindi questa composizione ci fa vedere proprio come la madre Maria, ecco, stava sotto la croce. Eppur nello strazio, pur nel dolore, nel pianto, la madre stava, che appunto la trascrizione, possiamo dire, esatta dalla narrazione del Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ascoltato. E dice molto della fierezza e anche della fermezza dello stare sotto la croce, o presso la croce, come abbiamo ascoltato dall'Evangelista. C'è Maria, appunto, questa donna che vede suo figlio, il suo unico figlio, ingiustamente condannato a questa morte atroce, quella della crocifissione, una morte atroce e una morte, diciamo, infamante. Infatti venivano crocifissi soltanto gli schiavi, i ladri e coloro che avevano commesso qualcosa nei confronti dell'autorità istituita dei romani. Ed era un supplizio veramente grande, uno strazio grande per coloro che subivano questo tipo di morte.
E quindi pensate proprio Maria, la madre, sotto la croce, vedere questo figlio lì appeso, condannato innocentemente a una morte così infamante, a una morte di croce. Sicuramente abbiamo visto diverse raffigurazioni che mostrano Maria sotto la croce, quasi svenuta dal dolore, sostenuta a fatica, appoggiata alle braccia di Giovanni, che appunto lo accompagnava sotto la croce. In realtà possiamo dire che non sono del tutte veritiere, o almeno diciamo non hanno un fondamento evangelico, come abbiamo ascoltato pochissimo fa. Diciamo che questo tipo di rappresentazione magari risponde all'esigenza di un effetto scenico o a un fattore umano comprensibile, diciamo da parte della madre di Gesù sotto la croce. Ma se Giovanni l'Evangelista, che possiamo dire era un testimone oculare, perché proprio lui era lì sotto la croce, usa il termine stava, sicuramente ha voluto dirci qualcosa in più. E sappiamo che l'Evangelista Giovanni è un evangelista particolare e quello che scrive può essere letto a diversi livelli. Però di una cosa siamo sicuri, gli evangelisti non ne sprecavano parole. Gli evangelisti utilizzavano dei termini che cercavano di descrivere in verità tutto quello che avevano conosciuto intorno al maestro. Sotto quella croce, infatti, quel pomeriggio, nell'ora sesta, quando Gesù pendeva dalla croce, possiamo dire che non c'era soltanto la madre, né tantomeno c'era soltanto il discepolo che Gesù amava, e neanche soltanto le altre donne, cosiddette le altre Marie. E sotto quella croce sicuramente c'era anche un gran movimento, anche questo nei vari film l'abbiamo visto, c'era tantissimo chiasso, c'erano tantissimi personaggi che si aggiravano attorno alla croce, attorno a questo luogo. C'erano diversi movimenti, ma c'erano dei gesti, delle azioni, delle parole che rischiavano in qualche modo di far passare in secondo piano tutto ciò che accadeva attorno alla croce di Gesù. Forse facendo in questo modo Giovanni ci dà la possibilità invece di stare anche noi sotto la croce di Gesù. E allora l'Evangelista ha questa proprietà, cioè ferma in qualche modo la scena, ci fa stare proprio lì, sotto la croce, insieme a Gesù. In qualche modo, in questa scena concitata, piena di persone, ferma alcune persone attorno alla staticità, lo stare, lo stabat della madre, la quale in qualche modo è pietrificata dal dolore. Perché mai allora ribadire che Maria e gli altri discepoli di Cristo stavano sotto la croce, se non in qualche modo per creare una differenza fra tutti coloro che si aggiravano attorno a questo luogo e coloro che invece appunto vivono questo momento in un atteggiamento del tutto diverso. Gli altri erano tutti occupati, in qualche modo ogni personaggio che è lì sotto la croce aveva qualcosa da fare. Alcuni, ad esempio, erano occupati a leggere l'iscrizione che Pilato aveva fatto porre sopra la croce di Gesù, addirittura scritta nelle tre lingue conosciute in tutto l'impero. E quella scritta diceva Gesù Nazareno, il re dei Giudei. Anche qui Giovanni gioca con la sua ironicità nel far dire a Pilato queste cose, afferma quello che in realtà è Gesù Cristo, il re degli ebrei. E diciamo che l'essere scritto in tutte le lingue era per appunto far capire a tutti e quindi l'universalità della regalità di Gesù. Quindi alcuni erano occupati a leggere queste iscrizioni,
altri erano occupati a spartirsi le vesti di Gesù, alcuni addirittura erano preoccupati di spartirsele con cura, senza strapparla. Alcuni se le giocavano pure a sorte, alcuni erano occupati magari a dare da bere ai condannati, perché sappiamo e abbiamo ascoltato che di qua e di là di Gesù, che era posto al centro, c'erano anche altri due malfattori, scusate. Alcuni erano preoccupati del farli morire più in fretta possibile, quindi spezzare loro le gambe per accelerare la loro morte, perché comunque il giorno dopo era necessario fare festa. Alcuni erano occupati a passare in fretta davanti alla croce, lanciando magari un insulto, magari facendosi anche una risata. Tutti in qualche modo erano occupati, meno che passare del tempo nello stare sotto la croce, fermandosi sotto la croce, lasciarsi in qualche modo conquistare da questo mistero della croce. Tutti erano occupati a fare d'altro. Allora noi in questo incontro di oggi vogliamo fare proprio questo, anche noi stare sotto la croce di Gesù, non lasciarci distrarre da tantissime altre cose. Infatti coloro che non stavano sotto la croce sicuramente non hanno incontrato il Signore. Infatti alla fine, la mattina del giorno dopo, il sabato, non è certo a queste persone distratte, incapaci di fermarsi sotto la croce, che viene rivelato il mistero del sepolcro vuoto. Quel sepolcro verrà trovato vuoto da chi? Come Maria Maddalena, come lo stesso Giovanni, che ricordiamo anche il discepolo più giovane, sono stati sotto la croce, in compagnia della madre, hanno avuto il coraggio di stare sotto la croce e non lasciarsi distrarre da tantissime altre cose. Ed ecco così che in quel perpetuo Stabat Mater della storia, in cui spesso gli innocenti pagano con il loro dolore per le colpe di tutti, solo chi ha il coraggio, solo chi ha la forza, la dignità di stare sotto la croce e di lasciarsi coinvolgere dal mistero del dolore, può sperimentare la forza della vita. Soltanto chi sperimenta la morte può sperimentare la vita vera e può vedere rotolare quel macigno che separa il mondo dei morti dal mondo dei vivi. Ma poi questa sarà una meditazione che faremo per il giorno di Pasqua. Allora solo chi vive intensamente il dolore, prima sicuramente con rabbia, poi con delusione, poi con rassegnazione, infine con dignità, solo chi è capace di fare tutti questi passaggi è capace di sperimentare anche la forza di una vita nuova, di una vita eterna, quella vita in cui ci introduce Gesù grazie alla sua morte. Chi invece fugge il dolore, chi sotto la croce rifiuta di starci, chi di fronte al dolore altrui è indifferente e continua a rimanere occupato nelle proprie cose, ecco, magari in quel caso, ecco, non sperimenta la vita vera, ma sperimenta soltanto la rabbia, sperimenta soltanto ciò che non è vita. E quindi non avrà mai la possibilità di rinascere, non avrà mai la possibilità di ripartire, sperimentare quanto sia invece potente la vita che Gesù, con la sua passione, morte e risurrezione, ci trasmette, ci introduce in una vita nuova, in una vita totalmente altra. E allora viviamo questo Venerdì Santo, questo venerdì di passione. Per arrivare alla risurrezione, Gesù è dovuto passare attraverso la passione. La risurrezione, come vedremo, non cancella i segni della passione. Anzi, possiamo dire che solo chi si immerge
nel Venerdì Santo potrà vivere con pienezza la Domenica di Pasqua. Questo sappiamo non è semplice, questo costa anche parecchio, come tutte le cose che hanno valore. Anche per vedere un panorama bellissimo dobbiamo salire in cima una montagna e sappiamo quanto è difficile, sappiamo quanto è faticoso arrivare lassù in cima. Però niente è paragonabile poi a tutto quello che possiamo vedere dall'alto di quella montagna. Ma allora continuiamo con la nostra riflessione. Adesso lo faremo attraverso alcune domande che vi lasceremo per la vostra riflessione personale. Quindi vi auguriamo ancora una buona meditazione, una buona riflessione. Vi consigliamo di riprendere il testo, chi ha la possibilità di rileggerlo tutto per intero, oppure ecco, riprendere il testo, la porzione di testo che abbiamo preso per la riflessione di questa mattina. Allora, ancora grazie di essere stati con noi e vi auguriamo una buona riflessione, una buona meditazione. E vi diamo appuntamento per domani, per l'ultimo incontro di questa Pasqua Giovani 2022.